Avrete certamente riconosciuto le note con cui abbiamo aperto il nostro collegamento con Roma. Si tratta della canzone Tre soldi nella fontana, tratta dal film omonimo. Come vedete, la tradizione del soldo, varcato l'oceano e tradotta in dollari, è diventata quella dei tre soldi. Comunque questo film è quello che ha contribuito maggiormente alla gloria in Technicolor della Fontana di Trevi e ha reso questa la piazza più cinematografica fra le piazze di Roma. Per questo, volendo da qui inviarvi gli auguri, abbiamo pensato ad una personalità che fosse insieme rappresentativa del cinema e di Roma nelle sue tradizioni, nel suo folklore, nei suoi umori e perché no nella sua bonaria e pacifica calma, per non usare parole che forse potrebbero suscitare delle polemiche. Ma avendo passato in rassegna tutte le personalità che avrebbero potuto rispondere a questi requisiti, abbiamo dovuto concludere che ce n'è sempre una soltanto. Ma di questa persona non vogliamo dirvi il nome finché non la vediamo qui. Purtroppo la serata è stata fino a poco fa splendida e adesso è cominciato a piovere e non vorremmo che qualche imprevisto, del resto giustificabile in una sera come questa, l'avesse trattenuto lontano. Ma vedo del movimento, forse... Eccolo, è Aldo Fabrizi, lo avrete riconosciuto certamente. Commendatore, buonasera. Buonasera. Le confesso che stavo un po' in pensiero, speravo di vederla un po' prima, forse è accaduto qualcosa? No, non è accaduto niente, anzi per far prima sono venuto a piedi. A piedi, perché? Beh, per far prima, siccome questa mattina da Piazza Colonna per andare a Piazza Barberini con la macchina ho impiegato un'ora e un quarto, e così ho pensato questa sera di venire a piedi per essere puntuale. Noi la ringraziamo doppiamente. Sebbene forse... il traffico non ci fosse, dico beh, non c'è, almeno mi faccio finalmente una passeggiata, cogliendo l'occasione che in queste serate il traffico non esiste. E ho fatto una bella passeggiata, tanto che fa un po' di caldo. Buonasera carissimo. Ciao. Scusami un momento. Forse l'abbiamo sottratta ai suoi familiari, i suoi amici stavano mangiando. No. Per essere esatti ancora dobbiamo cenare, perché dopo mangiato non me la sarei sentita di fare questa passeggiata. Sai, io dopo mangiato uso fare il... chilo. Beh, il chilo, il quintalino. E naturalmente mi stanno aspettando. Stanno aspettando così, prima di tutti, perché io sono il capofamiglia, come risulta dai moduli vanoni, e poi perché se non arrivo io non ci mangia. Perché? Come, perché cucino io stesso. Ah già, conoscevamo questo suo hobby, sì, nel quale lei eccelle. A questo proposito, da Milano abbiamo sentito che Orio Vergani, come nella sua qualità di presidente dell'Accademia della Cucina... Ah sì, ho sentito dire, sì, presidente di Buongustai, sì. Esatto. Bisognerà che l'inviti qualche volta, farà piacere farlo mangiare bene, almeno una volta. Mi dica. Ha suggerito il menù ideale, almeno ideale per i milanesi, sì, sostituendo, a quanto mi pare di aver capito, soltanto il risotto con i tortellini e poi consigliando il tacchino, il pollo arrosto e uno speciale formaggio che le confesso non ho capito. Lei cosa opporrebbe ad un pranzo così concepito? Sarebbe il pranzo di Natale? Sì, il pranzo di Natale. Beh, più o meno è simile al nostro, sì, il nostro appunto i tortellini in brodo, prima delle fettuccine, poi la gallina lessa, il cappone, sì, sì. Ma vede, noi anticipiamo, il pranzo di Natale per noi è una cosa blanda, cioè per mettere a posto il cenone che si fa la sera avanti, cioè la vigilia, un po' di brodo così per rimettere a posto lo stomaco, perché il menù di questa sera è molto diverso, non glielo dico perché vedo che lei va di fretta, se no facciamo le tre. Senta, lei che per ragioni artistiche ha girato tutto il mondo e forse ha trascorso Natale in tutti i paesi, pensa che ci siano sostanziali differenze nel modo di festeggiare e celebrare il Natale da un paese all'altro? Beh, ossia, differenze di vivande, di clima forse, di lingua. Sì, oddio, per esempio io ho avuto occasione di passare il Natale in molte capitali del mondo, diciamo così, a Londra, a Parigi, a Buenos Aires. Per esempio a Buenos Aires, per darsi l'illusione di passare il Natale classico con il freddo e la neve, mettono fuori il davanzale dei fiocchi di ovatta, di bambace, poi appannano i vetri con l'acqua saponata, il talco, e invece sì, di questo tempo comincia già a fare 38 gradi, poi gennaio e febbraio non le dico, ma io penso che non ci sia nessunissima differenza in tutte le dati inutili, in tutti i paesi, e quello che caratterizza la notte di Natale è uno stato d'animo uguale, mondiale direi, universale, cioè
e quest'ansia di volerci bene, questo desiderio di pace e questo bisogno d'affetto, di voler bene e di farsi voler bene, si manifesta, ci sto per cadere, si manifesta in una stretta di mano, in uno sguardo, in un brindisi. Sì, con questo filo rischio di cadere e di solennizzare male la notte di Natale. Non c'è nessuna differenza, perché questa io penso che è l'unica notte, l'unico giorno, l'unica festa in cui tutti ci sentiamo uguali, lo stato d'animo è uguale in tutto il mondo. Anzi, vorrei augurare a tutti i telespettatori, a tutti gli italiani, che questo stato d'animo si protraesse per gli altri 364 giorni, perché in questa notte le antipatie, gli odi, i pregiudizi, i preconcetti, gli istinti di cannibalismo che stanno caratterizzando un po' questo periodo scompaiono, spariscono sotto questa ondata di immenso amore. E ci sentiamo così tutti bambini, tutti buoni, tutti santi, tutti felici, tutti sereni, tutti tranquilli. Ed è questo l'augurio che vorrei formulare a tutti gli italiani ed anche a quei simpatici ragazzi che stanno sventolando il fazzoletto in segno di saluto. Ma vorrei che per questo augurio mi aiutassero un po' tutti. Ecco, io adesso sentirei il bisogno, la necessità di dare un bacio a questa ragazza sulla coda, naturalmente, perché non vorrei portare la suscettibilità del suo fidanzato. Anche lei. Accompagno io con la carrozzella. Certamente, governatore, tutti l'aiutano, perché questa sera qui con lei c'è tutta Roma, come tutta Roma è in ogni piazza, in ogni vicolo. Anzi, vorrei dire un'altra cosa, se ci fosse il tempo, che tutti coloro che sono partiti da Roma dimenticandoci non hanno avuto il tempo di gettare il soldo nella fontana per tornare. Capisco che questo funziona perché il soldo bisogna buttarlo di persona, ma io se fosse possibile butterei nell'acqua un po' della mia anima perché loro magari spiritualmente venissero adesso qui al cospetto della fontana più bella del mondo e stare insieme a noi, aiutarmi a formulare gli auguri sempre per tutti gli italiani e per tutto il mondo. Scusi, sempre col permesso del sindaco di Roma che adesso naturalmente sta con i suoi bambini, i suoi nipotini. Sì, dicevamo che tutta Roma è qui con lei, infatti che manca il sindaco, ma non abbiamo disturbato perché è nonno. Formulano gli auguri con lei tutti i popolani che come vedete sono affacciati alle finestre e tutte le categorie che sono rappresentate qui stasera, dai metropolitani ai camerieri, ai veturini, alle guardie notturne pure. E noi vogliamo aggiungere a questo augurio. Speriamo che ci sia la guardia notturna, qua intorno non succeda qualche furto, ma credo che stanotte pure i ladri sono anche in casa. Anche i ragazzini che fanno parte del colore locale di questa fontana. Già, credendo noi che qualcuno buttasse il soldo invece qui buttare. Luisi, mi senti? Sono Di Giacomo. Sì, allora, Di Giacomo. Il tempo è scaduto, bisogna passare alle altre città. Grazie. Per concludere. Grazie. Bene, va bene, va bene. Allora, commentatore, allora, io voglio a formulare gli auguri. Io voglio aggiungere anche il mio personale a lei, che grazie, è stato così cortese di venire nonostante la pioggia e che ha detto veramente delle parole che ci hanno commosso. La ringrazio infinitamente. Ma a casa a piedi, no? Con questa pioggia? Beh, no, a piedi adesso no, adesso bisogna che trovi qualche mezzo. Io con la carrozzella. Qui che tassi non ce ne sono? Tassi neanche per 20.000 lire, trova un tassi. Il cavallo è forte. È un buon cavallo e lo porto a casa. Perché andavo per salita, mica. Non abbi paura, che lo porto io con la mia carrozzella. Casomai si ferma, gli diamo una spintarella noi. C'è un buon cavallo. Andiamo. Venga, signore. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera. Quanto sei bella Roma, prima sera, per te verrete sempre.